Buongiorno signori e benvenuti in questo video fatto per annunciarvi che alle 14.30 siamo in live su Twitch con la nuova challenge su Pokémon Rosso Fuoco senza utilizzare centri Pokémon e per spiegarvi le regole di questa challenge. Colgo l'occasione per salutare tutti i nuovi iscritti, visto che nell'ultimo tempo, grazie anche al video di Art Gold, ne abbiamo fatti molti. Già mi state chiedendo di farne un altro, come immaginerete ci vuole molto tempo per preparare un video del genere, per questo vi invito ancora di più a seguire su Twitch, perché ovviamente il video richiede un lavoro di editing, di riassunto di tutta quella che è un'avventura che invece giornalmente io streamo su Twitch. Su Twitch di queste challenge ne facciamo sostanzialmente una alla settimana, o se si protraggono per più tempo, insomma, una dietro l'altra. Quindi passate da Twitch soprattutto alle 14.30 perché iniziamo questa challenge malata, ma parliamo un po' delle regole. Come intuibile dal titolo, ovviamente, e ce l'ho qua scritto, ovviamente, non sarà possibile curare i nostri Pokémon ai centri Pokémon, ma così sarebbe enormemente facile. Non solo infatti sarà impossibile per noi curarci dall'infermiera Joy, ma anche in tutte quelle altre free heal che il gioco ci concede, quindi non sarà possibile depositare i Pokémon per curarli, ovviamente non sarà possibile curarci con gli NPC che ci curano nel gioco, ovviamente faccio riferimento in particolare ad esempio alla signora presente sulla MN Anna, e non sarà nemmeno possibile utilizzare escamotage quali depositare i Pokémon alla pensione per poi ottenerli curati. L'unico modo che avremo per curarci sarà utilizzare strumenti, siano esse pozioni, revitalizzanti, eteri, tutto quello che non è un centro Pokémon è utilizzabile nel gioco. Per quanto riguarda il box, sarà possibile utilizzarlo solo per ritirare i Pokémon catturati e per depositare i Pokémon qualora questi fossero a full vita. Utilizzando questi accorgimenti, il box non è più una free heal, ma semplicemente un luogo dove scambiare Pokémon. Fin qui le regole sono molto semplici, tutto ciò che nel gioco non è una cura gratuita è utilizzabile. Ci sono però un paio di cose che dobbiamo mettere a punto. Già, perché qualora il nostro team finisse KO verrebbe automaticamente curato al centro Pokémon, e questa sarebbe una cura al centro Pokémon per l'appunto. Ho deciso di gestire la situazione in questo modo. Durante l'intera avventura a Pokémon Rosso Fuoco avremo una serie di checkpoint nei quali salveremo il gioco. Questi checkpoint, e ve li leggo, perdonatemi ma non me li ricorderò mai tutto, sono ben 16 e si collocano sostanzialmente in punti significativi per il gioco. Avremo prima di tutto un checkpoint primordiale, per così dire, che è quello che scatterà quando consegneremo a Oak il pacco. Questo momento ovviamente combacerà con la consegna delle Pokéball e darà effettivamente un avvio vero e proprio alla challenge. Abbiamo poi un checkpoint dopo aver superato il Bosco Smeraldo, dopo Brock, dopo il Monte Luna, dopo Misty, dopo Litsurge, dopo il tunnel roccioso, dopo Erika, dopo il rifugio Rocket, dopo Koga, dopo la Sylph, dopo Sabrina, dopo Blaine, dopo il Settipelago, perché in questi giochi c'è anche il Settipelago, dopo Giovanni e infine dopo la Via Vittoria. Sì, la challenge finisce la Lega. Perché? Perché dopo la Lega verremo automaticamente curati. Infine, ultima regola, e poi giuro, vi lascio andare su Twitch, riguarda la Spices Close. È una regola utilizzata generalmente in ogni tipo di challenge, in ogni tipo di competitivo, e non consente ad un giocatore di utilizzare per due volte lo stesso Pokémon. Questo vuol dire che, poniamo il caso, il nostro Mankey non ha vita, non ha PP, è sostanzialmente uno scarto, non abbiamo possibilità di curarlo, dovremmo trovare un'altra soluzione per proseguire. Non possiamo catturare un altro Mankey e allenarlo per avere di fatto un duplicato del precedente. Per il resto tutto è lecito, qualsiasi tipo di mezzo, ovviamente legale e non cheat, sarà utilizzato. A differenza delle altre challenge che ho fatto, ci si potrà ovviamente curare con gli strumenti, altrimenti è un suicidio. Sarà una challenge difficile, non lo metto in dubbio, ma credo che ci divertiremo a cercare tutti i modi possibili per spendere meno soldi, perché in questo gioco ci sarà un forte problema di soldi che non potrete risolvere sabbandovi con Amazon Prime gratuitamente, però potreste risolvere i miei di problemi economici. Stronzate a parte, è davvero tutto. Ho un sacco di strategie in mente, ho anche un certo game plan fino a Litsurge, ma ovviamente non ve ne parlerò in questo video, lo scoprirete strada facendo, dato che verosimilmente sarà un game plan che andrà a puttana. Detto questo, vi saluto, credo di aver fatto addirittura questo video in Premiere a questo punto, quindi i ragazzi in Premiere, mi raccomando, dritti su Twitch, ci vediamo tra pochissimo se siete in Premiere sulla piattaforma viola, altrimenti se state guardando questo video oltre le 14.30 siamo già lì.